La sfida di oggi non sappiamo quale sia. Tra poco credo che Kama ce lo dirà e scopriremo subito se sarà una sfida bella o brutta. Nel frattempo siamo in live e in base alle persone che si abboneranno accadranno degli imprevisti. Non so, mi ha progettato il sempre Kama, Kama se il malvagio Lord Kama. Abbiamo un operatore. Già, un nuovo operatore, salutaci. Nella mia. Sì. Sì, devi salutare noi, nonno. Diamo il benvenuto a Martina. Ci riprenderà lei per questo video. Kama, dici tutto. Allora, la sfida di oggi consiste nel disegnare delle parole sconosciute, parole di cui non avete la più pallida idea di che cosa si tratti. Quindi voi dovete disegnare a intuito, fondamentalmente. E il vincitore sarà che si avvicina di più a quello che realmente la parola è. Io spero che queste parole siano veramente sconosciute. La prima parola è cane. Certo. In questa sfida direi che non serve neanche il separè. Certo che serve. Introduciamo il nuovo separè. È vero. Guarda che bello. Vabbè, ma adesso mettiamoci il separè, cioè, no, non lo so. Ne ho capito che volevi mettere il separè. Vabbè, però... perché ero emozionata. La prima parola da disegnare è taiga tatarica. Ma è italiano? Sì. Sono due parole? Sei sicuro che sia italiano? Sì. Sembra un personaggio di League of Legends. Taiga tatarica. Esatto. Abbiamo un tempo, immagino, 10 minuti, non so, del minuti genere. 10 minuti è più che sufficiente. 5 minuti? 5 minuti allora. Vai. Saiga tatarica. Tatarica. Saiga. Tatarica. Saiga. Saiga. Sono un po' in difficoltà. Non esistono gli indizi. Assolutamente no. Assolutamente sì, ma stiamo scherziamo. Saiga tatarica. Cos'è quello di fra? Quanto tempo abbiamo? Altri 2 minuti. Se entrambi disegnate una cosa simile, a quel punto vince quello che l'ha disegnata meglio. Top. Stop. 3, 2, 1. Cosa? Io mi sono immaginata che fosse una specie di contenitore cerimoniale con la Madonna. Il tatarica mi sembrava un qualcosa più nell'industria, una parte importante di un processo di creazione di qualcosa. Anche nel, cioè, l'hai disegnato comunque carino. Ma anche il tuo mi piace. Sì, certo. Guarda queste gambe. Naturale. È un po' di fretta, quindi non appoggia bene i piedi. Insomma, dai, vediamo. Sai che tatarica in realtà. Cosa? Ma che è? È un animale. È un animale a cui hanno mozzato il naso. Ma esiste? Cavolo, dovevo saperlo che era un animale. Come facciamo ora a sapere a chi va il punto? Fermi. Io c'è questo qua che ricorda il corno di un saiga tatarica. E se per questo il mio è madre e figlio come lui. È vero. Lui ha fatto un processo meccanico. Cosa hai fatto? Una boccetta tu? Sì, è una boccia tipo di un liquore. Non ho detto che qui stanno mettendo appunto carne di saiga tatarica. Effettivamente è più simile a quello di Fra, dai. Non mettere il corno, Rick. Punto Francesca, direi. 1-0, iniziamo bene. Kama, prossima parola. Facci volare. E la prossima parola è albireo. O albireo. Secondo me albireo. Albireo, dai. Dai, qui posso provare a immaginare. Albireo. 5 minuti, no? 5 minuti. Iniziamo. Bella tattica, Rick. Quella che stai usando è una bella tattica. Cosa sta facendo? Sta disegnando ogni cosa in modo che non può sbagliare. Stop. Allora andiamo a scoprire. Cosa? Un ladro? Cosa hai fatto? Lui è un albireo. Colui che ha la colpa all'alba.
Ma secondo te esiste una parola che significa magari... criminale all'alba? Sì. Cioè... Dai, vediamo, perché la tua cos'è? Allora, io ci ho messo in tutto. Appunto! Intanto ho fatto una montagna perché ci sta sempre, non si sa mai. Albi, io pensavo albino, quindi qualcosa di bianco, candido, non so, la montagna. E lui è un albino, intanto, non si sa mai. Poi ho fatto un uccello, dei fiori perché ho pensato magari è un fiore. Però potrebbe essere anche, non so, un serpente albireo, no? Quindi questa sfida è diventata disegna quante più cose possibili. Secondo me potrebbe essere un po' tutto questo. Esatto. E invece che cos'è? Facci vedere. È una stella. Boh! Io l'ho disegnata le stelle, eh. Ma il sole è una stella? O no? Oh no! Oh no! No dai, a onore del vero va detto che quello di Riccardo è comunque un paesaggio e il tuo, il soggetto, è un criminale. Cioè, la stella non è un paesaggio. No! Cioè, tu prima hai vinto soltanto perché una mamma e un figlio più o meno nella stessa posizione. Io potrò aver vinto perché ho fatto una stella. Hai ragione però, dai, io a sto punto lo do a Rick. Guarda qua. Vabbè. Let's go, baby! Let's go! 1-1. Il primo imprevisto è stato finalmente giunto, che sarà: il medico vi ha prescritto una visita oculistica, fate il test della lettura e quello che ha la vista più acuta riceverà un indizio sulla prossima parola. Oh, nice! Siete pronti a fare la visita? Sì. Voi non potete vedere in live, ma fate finta che stanno... Pure contro luce, così ma dietro... Ma contro luce, nulla! Ok. Z. F. Q. Iniziano già i primi sguardi. Francesca, secondo te cos'è? Sto aspettando. Aspetti cosa? Sì. Perché? Così. Secondo me è L. Però dovremmo... Secondo me è L. Sì, ma dovremmo dirlo insieme. Abbiamo detto quello giusto tutte e due? I. K. T. S. Era una S. Ok, va bene. Cosa succede ora? Che tu hai un indizio sulla prossima parola. Ma che indizio è? Ma che è? È comunque un indizio. Grazie. La prossima parola è Makalu. Iniziamo? Certo. Devo dire che l'indizio ha fatto tutta la differenza comunque. Davvero? Wikipedia ha scritto è il ladro di prima quando ha freddo. La tattica di Francesca è disegno lo stesso soggetto per tutte le sfide perché prima o prima poi sarà lui, no? Stop. 3-2-1. È sempre un ladro comunque. Per la precisione non è un ladro, è una maschera di carnevale. Mi ha ricordato i Mamutones. Sono nelle maschere sarde. Io ho pensato fosse un qualcosa inerente all'Africa. A me sembra più il Tibet che l'Africa, perché c'ha questo tetto così fatto un po' così. Sì, la coltivazione. Magari uno strumento per coltivare. Un qualche animale strano di quelli tipo... Oppure ancora un insetto. Le sue tattiche. A me sembrava una pelliccia di qualche animale. Oppure in alternativa una galletta di riso. Perché Makalu dovrebbe essere una galletta Perché di riso? Perché dall'indizio che mi hai dato l'unica cosa che ho pensato è una galletta di riso in un cielo. Invece volete sapere cos'è realmente il Makalu? Fammi vedere cos'è il Makalu. Ma secondo voi, tra tutte le parole che potevo scegliere, non ce n'era una. È una montagna. Lo sapevo! Lo sapevo, cavolo, che era una montagna! Comunque il mio mino può essere sulla punta del Makalu, eh. Cioè... Ragazzi, qua è difficile. Sono molto indeciso per due cose. Uno, perché tu hai detto quella sembrava una casa tibetana e il Makalu è in Himalaya. E poi Rick ha anche disegnato una montagnola lì dietro. Io le disegno comunque a prescindere. Però è vero anche che il ladro di Francesca... Cioè, comunque c'ha anche un abbigliamento bello pesante da montagna. Sì, non è proprio tecnico. Riccardo prende il suo disegno e poi zooma nel dettaglio che maggiormente si rassomiglia, no? Allora anch'io posso dire, ma guarda, cioè, se tu lo vedi così, cioè, alla fine questo è il male. No, dai, io sì, è Riccardo. Punto. Bene, Riccardo. 2-1. Martina, secondo te chi vince? Facciamo una cosa, con la camera, prendi un foglietto, scrivici secondo te chi vince
e lo mettiamo qua. E alla fine della sfida vediamo se ci hai indovinato. Oh, per un bel. Qui c'è scritto il barra la vincitore vincitora. Fermi tutti. Attenzione. Secondo imprevisto. Ok. Francesca, mi raccomando. Un attimo. Questo secondo imprevisto però sarà fatto a metà sfida. Ok, va bene. E la prossima parola è Mesa Boogie. Ma che cosa? È un altro monte, Kama? È un altro monte, il monte Mesa Boogie. 3, 2, 1. Let's go. Sono molto molto in difficoltà con questo Mesa Boogie. Quando arriviamo a 2 minuti e 50 restanti, scatta l'imprevisto, ragazzi. E sarà divertente questo imprevisto. Non so che cosa sia. Qua scatta un suggerimento che vale per entrambi. Questo ve lo posso dire, dai. Gaetano Favara dice: io ho un Mesa Boogie a casa. Cosa? Pausa, pausa, fermi. Vi metto l'imprevisto. Sì, dici? Basta disegnare, suini, basta disegnare! Non sapete che pesci pigliare con questo disegno, ma vi ricordate di avere degli amici che ne sanno a strapacchi? Solo non vi ricordate il numero, qual era? 1, 2, 3 o 4? Di che? Ditemi un numero da 1 a 4. Chi stiamo per chiamare? 3! Turi? 4. Spero sia Andrea che lui sa tutto. Vi ricordo inoltre che a prescindere da quello che le persone vi diranno, tutto quello che avete disegnato non potrà essere cancellato. Non risponde con me. Dimmi un altro numero. 2. Andre! Oi, Andre! È una sfida! Devi dirmi subito cos'è un Mesa Boogie! L'unica cosa che mi viene in mente è Black Mesa, però quello di Half-Life. Non so quanto c'entri. Però qualcuno mi ha detto che ce l'ha anche a casa un Mesa Boogie. Che ne so, un microonde! Ok, la tua risposta definitiva? Sì. Francesca? Alice. Niente, non rispondo. Siamo sicuri? Alice, siamo in live e c'è una sfida in atto. Devi dirmi cos'è un Mesa Boogie. Mesa Boogie. Beh, dimmelo tu. È stato suggerito che qualcuno ce l'ha in casa. No, raga, non ho proprio idea. Alice, secondo te cos'è? Un attrezzo per riparare le cose. Lunedì non disturbarti a venire al lavoro. Che fallimento. Francesca, torna. L'amico a cui sto facendo riferimento è Gaetano Favara. Col suo commento "io ce l'ho a casa" ha drasticamente cambiato le sorti del mio disegno. E sto disegnando ogni cosa che Gaetano può avere. Guarda, a casa. Se Gaetano non ce l'ha a casa, Dio mio Gaetano, vengo a casa tua a controllare se ce l'hai veramente. Stop. Vediamo che cosa è sto Mesa Boogie. Intanto io sono curioso di sapere. Cosa hai fatto tu? Tutti gli animali possiedono uno zoo c'ha a casa, Gaetano! Una serie di strumenti musicali! Vedi, anch'io ho fatto gli strumenti musicali! No, ma infatti la cosa è sorprendente che a un certo punto avete iniziato a disegnare cose musicali. Io ho pensato Mesa Boogie. Boogie Boogie? Ho pensato Boogie Boogie, è questo. Vero, anch'io ho pensato. Anche Boogie Man, era la mia prima idea. Inizialmente io stavo pensando fosse tipo nel campo della moda. Poi ho iniziato a fare una modella, con una borsa. Poi quando ho detto ce l'ho a casa. Ma ragazzi, voi della chat, quanto dobbiamo fidarci che mentre erano di là col telefono non hanno cercato Mesa Boogie? Io ho preso il telefono in mano ed era spento. Io, se devo essere sincero, ho detto proprio questo è il mio momento. Ho un attimo di tempo libero per cercare di capire se ordiniamo i trapizzini. E ordiniamo i trapizzini o Mesa Boogie? Ordiniamo Mesa Boogie. È un cibo Mesa Boogie. 3, 2, 1. È questo! È una cassa un Mesa Boogie, vero? E ho fatto anche una specie di chitarra. Adesso non puoi dire nulla, Vabbè che ho zoomato per far vedere questa cassa, ma è una cassa, cavolo! È un Mesa Boogie! Stavolta non posso combattere. Tranne no. Dire che in realtà questo qui è una cassa Bluetooth. Quindi siamo a 3-1. Quindi, a dire il vero, tu avresti già vinto. Ma se volete facciamo anche l'ultima manche. Dai, l'ultima manche può capovolgere tutto, via. No, così.
ho perso, ma ovviamente io non posso perdere, perché sennò questo video, certo, non è divertente. Inseriamo una variante. Kama ha la possibilità di venire al mio posto. Non potevo vincere basta, No. Sostituirmi e io cercherò una parola da sottoporre voi due. Kama ha la possibilità di vincere questa manche e vincendola vincerò io, certo. Ok, va bene, sì. Guarda, scommetto che è il nome di una montagna. Vai. Allora. Ciao Kama. Ciao. Come si... Ah, non lo so. La parola è Nanga Parbat. No, sto scherzando. Ok. Era una montagna. Ti potevo disegnare anche il profilo del Nanga Parbat. La parola vera invece è... Faldistorio. 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 5 minuti. Qua si vuole, che io so cosa fa di storia. Non è vero. Lo uso tutti i giorni. Allora è sicuramente qualcosa che si trova in bagno. Questo è un grande indizio, io ve lo dico, ma ce l'ha mia nonna a casa. Va benissimo, va benissimo. Cosa? Guarda, immaginavo che fosse qualcosa di vecchio. Che sto ricominciando da capo. Ce l'ha mia nonna sulle scale. Sulle scale? Disegniamo troppe subito le scale. Troppe cose vi sto dicendo. Che è partito il momento disegniamo cose la nonna. Fine del timer. Vediamo. Allora, tu hai fatto una libreria. E questo cosa sarebbe che c'è la sua nonna? Ma scusa, ma è un Tampax, palesemente. È una supposta. Prima di vedere chi vincerà, voglio sapere Martina chi pensava che avrebbe vinto. E chi pensava che avrebbe vinto Martina? Io spero con tutto il cuore, Martina, che tu abbia ragione. Vabbè. Allora io stringo così. Chiudete gli occhi entrambi, siete pronti? 3, 2, 1. Vai.